Battaglia, lei è l'ideatore di Modena Motor Gallery. Qual è il suo bilancio? Beh, un bilancio direi positivo. Il nostro primo obiettivo era conquistare gli espositori, cioè far vedere che quello che avevamo promesso, grazie anche a un aiuto straordinario di Pasini, della Best Auto, noi lo avremmo mantenuto. I visitatori sono rimasti un po' stupiti, positivamente, favorevolmente, perché molti non si aspettavano a una prima edizione un livello qualitativo così alto. Saranno gli espositori, saranno i commercianti d'auto, saranno quelli del mercatino e i visitatori a fare una grande promozione per il prossimo anno. Quindi noi continueremo a mettere insieme la memoria, il passato, la storia, le auto classiche con le auto che rappresentano l'evoluzione del domani. Sono con l'ingegnere Mauro Forghieri, responsabile per oltre 20 anni della gestione sportiva di Ferrari Corse. L'ingegnere Forghieri questa mattina nell'ambito di Modena Motor Gallery presenterà il suo libro, La Ferrari secondo Mauro Forghieri. Lei ha trascorso in Ferrari, mi diceva, 28 anni della sua vita. Che cosa ha comportato questo anche per la sua vita personale? Ma direi prima di tutto dei grandi sacrifici, anche se li ho affrontati piacevolmente, direi, perché sono stati periodi molto particolari dove c'era una capacità umana di convivere che non è così facile oggi. Io avevo dei tecnici e dei meccanici che erano veramente, prima di essere meccanici, tecnici, piloti, erano delle persone, erano degli uomini, e questo mi ha reso la vita abbastanza facile. Siamo in compagnia con Andrea Montermini, sassolese, ha corso 4 anni in Formula 1 e qui a Motor Gallery un giudizio sulla manifestazione. Beh, intanto una manifestazione fantastica, bellissima, credo che solo a Modena potevamo fare una cosa di questo tipo. È la raccolta di tutta la storia di questa regione, di questa provincia, ma di tutte le essenze delle automobili che ci sono al mondo e soprattutto in Italia. La Via Emilia, qui riproposta. Qualche ricordo? Beh, sicuramente la Via Emilia ci passiamo tutti i giorni, ma in sostanza è appunto l'essenza, la Ferrari, la Maserati, la Lamborghini, l'Alfa Romeo, queste stupende macchine. Chi mantiene ancora queste automobili in una condizione che dà la possibilità poi agli appassionati di poterli rivedere e anche veder passare, perché molte sono, quasi tutte sono assolutamente funzionanti. Sono con Romano Pasini, sovrintendente tecnico di Modena Motor Gallery. Signor Pasini, questa mattina alle 9 già c'era la fila alle biglietterie per entrare. Credo che lei sia abbastanza soddisfatto. Questo ci rende molto contenti, perché l'unica incognita era questa. Il materiale sapevamo che c'era, in abbondanza. Ci sono vetture qua che non si sono mai viste in altre fiere. Il livello, diciamo, è qualitativo, è molto 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 elevato. Se uno viene perché è interessato a trovare un pezzo di una vettura che sta restaurando, deve girare subito a destra e andare nel padiglione B, dove ci sono i ricambisti, dove ci sono
non so, giocattoli anche, roba oppure modellini, modellismo, un po' di tutto. Poi se si prosegue e si va nel C, e lì è una gioia per gli occhi, perché 20 barchette di quel calibro penso che non le abbia mai viste nessuno tutte insieme. Più avanti invece c'è la mostra delle vetture da rally, e anche quelle sono pezzi di storia, non sono macchine, diciamo, fatte nella livrea come quelle che correvano, sono quelle che correvano. Questa splendida autovettura è l'Alfa Romeo 2005 SS Cabriolet, disegnata da Pininfarina, appartenuta negli anni 50 niente meno che all'Aga Khan, proprio nel periodo di tempo in cui l'Aga Khan era fidanzato con la bellissima attrice indimenticabile Rita Hayworth. Ed era proprio Rita Hayworth ad utilizzare più frequentemente questa autovettura e a guidarla, probabilmente decappottata, con i suoi meravigliosi capelli rossi al vento. Ci troviamo nello stand della Ferrari. Maranello è presente e certifica l'importanza di questa manifestazione. Qual è il ruolo della Camera di Commercio e quali sono state le strategie per marketing territoriale? Innanzitutto complimenti a Motor Gallery nei padiglioni della Fiera di Modena, il che ci dà una marcia in più ancora una volta nel parlare di motori e di meccanica. Chiaramente la Camera di Commercio è lì presente tutte le volte che le aziende, non solo modenesi ma anche della nostra provincia e quant'altro, sono presenti, di conseguenza l'aiuto fondamentale che noi dobbiamo sempre dare alle aziende modenesi. Le aziende modenesi sono importanti nella meccanica e di conseguenza siamo presenti. Poi con lo stand della Ferrari obiettivamente è una bella testimonianza, ci fa molto piacere poter ospitare qui anche la Ferrari, che è sicuramente il marchio più prestigioso sotto tutti i punti di vista. Corbove, aspetto là. Eccoli. E spegni sti pari, afanatico! Oh, qua ti è andata bene, quindi ci hanno più sordi di un assis. Allora vieni con noi? Se non mi dite che sono sfacciata e mi accompagnate a casa, mi fate un favore. Che fai, vieni tu? Noni.